Carissimi amici, bentrovati. Ecco l'appuntamento domenicale per la rasatura. Spero abbiate passato un'ottima domenica. Dunque, oggi, tanto per cambiare, come avete visto dalla locandina del video, una nuova configurazione. Il rasoio. Il Mule R89 Twist praticamente consiste in un Mule R89 montato però in due pezzi. Quindi montato in due pezzi al nottolino finale del manico che svita praticamente la testa del rasoio. In questo modo alla vite corta e il pettine è saldamente collegato al manico. È la prima volta che lo uso, l'ho acquistato mesi fa. Chiaramente i rasoi da provare sono tanti, quindi non c'è mai abbastanza tempo, il nostro appuntamento è settimanale, quindi dobbiamo vedere un po' tutto e richiede un po' di tempo effettivamente. La metta, oggi volevo provare questa Gillette Ruby Platinum Plus. È una lametta che ha un'alta considerazione in fatto di rasatura e adesso la proveremo durante questa sessione. Vediamo se riuscirò a utilizzarla al meglio, perché poi i componenti che utilizziamo sostanzialmente sono quasi tutti validi, poi dipende dall'utente come riesce a configurare al meglio il setup della rasatura e noi ci proviamo, siamo qui per questo. Quindi, cari amici, possiamo iniziare la nostra rasatura. E tiro fuori il mio pennello. Che ha 6 mesi, è stato il mio primo pennello che ho acquistato su Amazon. Non ricordo neanche se sia di setola suina oppure suino selvatico, non lo so. Comunque, come potete vedere, è stato ben utilizzato. Addirittura il ciuffo si era staccato dal manico e l'ho attaccato con l'attac. Però il ciuffo è morbidissimo, è veramente morbido. L'ho usato tantissime mattine e ne sono soddisfatto, ci sono affezionato. Ognuno ha il suo pennello a cui ci si affeziona e questo è un pennello che costa 8 euro, 9 euro. Lo acquistai 6 mesi fa su Amazon ed è rimasto con me fino ad oggi. E ci rimarrà finché non sarà distrutto. Bene, oggi nessun trucco, non alziamo il ponte del rasoio, utilizziamo tutto ciò che vedete, lo utilizziamo senza trucco, insieme. Crema da barba questa Street Fields che avevo presentato qualche mese fa dopo i miei acquisti. Avocado e lime e la proviamo, vediamo, non l'ho mai usata. Ma il profumo non è persistente, la proviamo e vediamo come esalta i suoi aromi nel montaggio della crema. Io purtroppo ho sempre quasi il naso chiuso perché nel maneggio
dove ho la mia cavalla è sempre pieno di polvere di fieno, quindi ho il naso sempre piuttosto chiuso, non sento benissimo gli aromi. Proviamo un po' di crema e preleviamola. Chiudo subito perché, come sapete, io sono un po' fissato sull'umidità del prodotto, che rimanga sempre costantemente umido. Addirittura le creme di idratazione, creme da barba le tengo in frigorifero perché così durano di più. Allora, proviamo il montaggio della crema e poi armo il rasoio perché non l'ho ancora fatto. Ho messo vedete, ho il viso lucido perché ho messo dell'olio di argan come prebarba. Poi in un successivo video vi volevo parlare del prebarba e lo farò presto. Beh, la crema monta veramente bene. Sarà merito dell'uso continuo di questo pennello da 9 euro, ma guardate, fa una crema incredibile. Beh, questa crema è eccezionale comunque, è veramente panna. Non so se riesco a farvela vedere, ma è veramente panna, panna montata. Guardate, è fantastico. Allora, la lascio un attimo nel mio lavandino e andiamo ad armare il rasoio. Quindi svitiamo il nottolino e vediamo questa Gillette Ruby Platinum Plus. La scartiamo, nuova. Il colore è fantastico, è proprio veramente platino puro. Ci sono due punti di colla al centro, fantastica. Gillette Ruby. Avvitiamo il nottolino e vediamo. La simmetria della lama è perfetta. Mule fa dei rasoi fantastici con una rifinitura incredibile. È la perfezione nella fabbricazione. Ho bagnato il viso ora. Vediamo un attimo la crema. Questa crema è eccezionale. Ecco, adesso sì che si sente il profumo. Nonostante il mio naso sia chiuso, è un profumo incredibile. Si sente veramente il lime. Oh. Il lime è qualcosa di incredibile. È fantastico. L'avocado naturalmente non è che si senta più di tanto, lo si sente sulla pelle più che altro, come morbidezza. Il lime, guardate che crema, guardate, è incredibile, è veramente incredibile. Questo è un pennello da pochissimi euro che però mi ha dato tantissime soddisfazioni.
un montaggio, il montaggio è incredibile. Sembra addirittura crema in schiuma, da quanto fa volume. Comunque, anche quando la schiuma fa questo notevole volume, va fatta penetrare bene nella pelle, perché altrimenti, cioè nel pelo più che nella pelle, perché altrimenti rimane in superficie e poi quando ci passiamo al rasoio ci irritiamo comunque. Quindi va comunque spennellato il viso fino a che la crema non è penetrata sotto il livello del pelo. Bene, iniziamo la nostra prima passata. Grip del manico mediamente, guardate. Scusate, grip del manico medio. E guardate, l'accoppiata è fantastica. La lametta non si sente, la sento morbida. La sento morbida. Sì, incredibile. In questi ultimi tempi ho usato tantissimo l'open comb e non pensavo che l'utilizzo di un pettine chiuso potesse arrivare a tanto. La lametta è fantastica, eh? La lametta è qualcosa di incredibile. Guardate, una passata e la pelle è già pulita. Passiamo con la seconda passata.
Il lime si sente che è una meraviglia, eh. Incredibile questo montaggio della crema. La sento proprio penetrare sotto al pelo che comunque già nella seconda passata non esiste più. Passiamo al pelo obliquo. La lametta io sento che taglia da maledetti. Eh sì, ragazzi. Non si sente, eh? Non è aggressiva, assolutamente. Non la sento pungere sulla pelle, però porta via il pelo che è incredibile. Guardate qui. Oh signore, è incredibile. Ecco, questa è una di quelle lamette a sorpresa che stupisce. È incredibile. È incredibile. Seconda passata è di Miele R89 Twist con la Ruby, è incredibile. Amici, si scoprono sempre nuove cose nella rasatura. La Gillette fa delle lamette fantastiche. Peccato non faccia più i rasoi di sicurezza. Vabbè, è una politica di mercato. Siamo in pochi purtroppo e è così. Terza passata.
questa crema fantastica Street Fields lime e avocado. È una crema grassa, la sento proprio corposissima, non come Taylor, tanto per citare un nome, eh. La Taylor è veramente burro, è come mettersi il burro in viso. Questo lime è qualcosa di fantastico. Bene. Vediamo la terza passata, la più importante, quella di contropelo, la più difficile, quella che poi decide se la rasatura viene perfetta oppure no. Pulisco bene il rasoio sotto i canali di rasatura, vedete, sotto le fenditure. Guardate, è incredibile. Veramente, guardate, è fantastico. Questa Ruby è incredibile. Guardate che precisione di taglio. È un bisturi. Ragazzi. Incredibile. Sono stupito. Bene, siamo giunti al termine della rasatura con le tre passate e come potete vedere l'incredibile profondità di taglio
È sensazionale. Si scoprono sempre nuovi prodotti che magari, per carità, non è facile trovare, però spesso parliamo di Feder, parliamo di Kai, parliamo di lamette molto costose che ci fanno pagare un occhio della testa e poi abbiamo comunque in commercio dei prodotti che non conosciamo e danno delle soddisfazioni incredibili. Dunque, dopo barba voglio utilizzare questo Pino Silvestre classicissimo, veramente. Ho tanti altri dopo barba, però voglio provare un po' anche qualcosa di classico ogni tanto, che potete trovare tranquillamente nelle profumerie da tipo limoni. Ah, Pino Silvestre. Poi se vi sentono in giro col Pino Silvestre, avete la profumazione dell'anziano di 30 anni fa, no? Cari amici, aloe, gel di aloe come crema dopo barba, come gel, in questo caso è un gel che vi consiglio di usare. Ecco, se avete delle irritazioni, il gel di aloe è fantastico in questo caso. Io lo consiglio a chiunque. Un gel di aloe costa intorno ai 15 euro, vi dura qualche mese ed è incredibilmente efficace. Se non volete utilizzare delle creme grasse o dei balsami, carissimi amici. Ricapitolando, i prodotti, gli articoli utilizzati, pennello, che avevo comprato su Amazon in setola, credo, di suino selvatico. Se, lo trovate su Amazon, se riconoscete il marchio lo potete trovare. Costa. Lo metto così in modo che possiate fare un fermo immagine e vedere. Lo potete trovare a circa 9 euro e come avete visto è fantastico. Miule R89 Twist per coloro che vogliono avere i due pezzi e un rasoio da usare quotidianamente, è molto efficace se abbinato a una lametta come, vabbè, in questo caso la Ruby è qualcosa di incredibile. Ruby è fantastica, guardate, ha una profondità di taglio incredibile. Crema da barba Streetfeet avocado e lime, buonissima. Un aroma, una fragranza che vi accompagna per tutta la rasatura e la fantastica Gillette Ruby Platinum Plus. Incredibile, veramente incredibile. E poi, vabbè, l'immancabile Pino Silvestre, che se volete potete evitarlo, però può far parte del vostro armamento degli aftershave. Carissimi amici, io vi auguro
una fantastica domenica sera e arrivederci alla prossima. Ciao amici da Mauro e dal canale della rasatura del neofita. A presto!